Come state? Bentornati sul mio canale. Allora, oggi vi parlo un po' in soft spoken perché c'è la pioggia. Non so se sentite, ma ci sono tuoni, fulmini, lampi, pioggia. E quindi parlare in whispering risulterebbe difficoltoso perché se no sentite poco. Quindi vi parlerò in soft spoken, spero che non mi dispiaccia. Voglio fare un video sui prodotti finiti. Non vi giro questa tipologia di video da tantissimo tempo e spero che vi piaccia, che vi rilassi, ma nel caso non mi piacciono questi video, ditemelo in modo che io non ve li faccio più. E niente, comunque, in genere ho visto che vi interessano. Allora, ho tante cose per la casa finite da farvi vedere e alcune ci rimane proprio un residuo in modo tale che dopo girato il video io poi le uso e le butto. Allora, la prima cosa che ho finito è questo è l'Isoform Zero Calcare per il WC e io questo prodotto lo compro spesso. Una volta presi anche la versione, quella lì verde, ma questa qui la preferisco molto di più perché secondo me, la sua azione la svolge meglio. Ed è questo qui, fucsia. Quando mi trovo lo prendo sempre. Ed è uno. Un'altra cosa per il bagno che ho finito è questo qui che è lo Smack Gel Bagno, pulisce a fondo, eccetera, eccetera. Io in genere prendo sempre il Mastro Lindo per il bagno perché mi piace il profumo, mi piace come pulisce. E stavolta ho preso questo in offerta, mi è piaciuto, devo dire. Anche l'odore mi è piaciuto molto, però continuo a preferire Mastro Lindo. Questo comunque non è male. Lascio i sanitari belli puliti ed è igienizzante. E due, quindi lo andiamo a buttare. DAT 5. Questo qua è il super aceto igienizzante e detergente, eccetera, eccetera. Questo io lo prendo quando mi trovo alla MD oppure da Eurospin, se non sbaglio, c'è qualcosa di simile. E io questo lo uso per pulire i balconi, per pulire le finestre e queste cose qua. Comunque in genere in casa questo prodotto cerco di averlo sempre insieme alla candeggina profumata perché sono quei prodotti che secondo me uno deve sempre avere. Quindi questo è quanto. Poi ho finito l'ennesimo Pulirapid, questo io già l'ho ricomprato. Perché per me è ottimo e io lo uso tantissimo sul lavello della cucina e per togliere il calcare dal lavello, dal piano cottura e mi piace tanto ed è il Pulirapid anticalcare, veramente ottimo ragazzi, cioè non costa nemmeno tanto e io questo lo compro sempre perché ce l'ho proprio sulla cucina. Mi piace tanto. Altra cosa che ho finito è cioè ho quasi finito, rimane proprio così, è il detergente di Selex per le stoviglie.
ci trovo molto bene, io questo qua lo compro spesso, è ottimo, me ne manca proprio un pochino, vedete, giusto un pochino così, e l'ho finito, questo Eco, ipoallergenico, mi piace molto, costa pochissimo e quando lo trovo lo prendo, se no prendo altri. Poi un altro coso che ho finito è questo. Questo io l'ho preso da Selex, cioè il supermercato dove vado, che rivende anche cose Selex. È di questo marchio qua che si chiama Epd. Allora ragazzi, questo c'ha una profumazione al muschio bianco. Io l'ho preso perché era un formato convenienza, come vedete è enorme, cioè questo praticamente vi fa 25 lavaggi, anche di più comunque. E la profumazione al muschio bianco a me non piace tanto, devo dire la verità. Costa meno di 3 euro e ho detto vabbè, conviene, ma non mi piace affatto come pulisce i panni perché non li profuma. È meglio spendere un po' in più e avere un risultato ottimale piuttosto che spendere meno, risparmiare, perché a volte il risparmio non è mai guadagno, quindi come dicevano i vecchi antichi, quindi i vecchi detti non ci sbagliano mai. Quindi questo è quanto per quanto riguarda i detersivi, penso. Penso di sì. Adesso invece vi faccio vedere i prodotti per corpo e skin care. Ho quasi finito, vedete, me ne rimane pochissimo di acqua micellare Omia. Questa è un boccione enorme da 400 ml. Acqua micellare aloe vera, questa ci faccio questa settimana qua e poi la cestino, la butto. E, ragazzi, questa è ottima. Io l'ho trovata in offerta da Acquesapone e mi è piaciuta un sacco. Veramente deterge, strucca, non vi brucia gli occhi. È super delicata. Ottima. Proprio ottima questa qua. E se la ritrovo in offerta la prendo, altrimenti prendo altro. Io in genere prendo sempre quello che è in offerta. Poi, altra cosa per la skincare, ho finito questo tonico per il viso della Unique. Questo praticamente è un tonico al tea tree oil e questo è idratante, calmante ed è anche illuminante. Questo l'ho preso da Yes Style, vi lascio giù in info box il link. Sempre illuminante, che poi
Mio marito invece, ah, che buono l'odore dello Johnson, l'odore, cioè. La ricarica di Nitra. Il Nitra, ragazzi, io lo uso per tutto, lo uso per, cioè proprio la ricarica compro perché conviene di più. Mamma mia, adoro questo profumo. Anche questo lo usavo spesso da piccola in casa di mia nonna, di papà c'era sempre il Nitra. Sono quei profumi, cioè sono quei saponi, sapone latte, ecco, questo è un sapone latte. Come dire, classici che però non tramontano mai, ottimi. Sono proprio quelle profumazioni, boh, che non mi stancano mai. Buono. E questo praticamente io lo uso come, io compro la ricarica e la uso come sapone mani e bagno doccia. È super morbido, super idratante, rilascia la pelle profumata, idratata. L'ho pagato sulle 2 euro. È una ricarica enorme da... Guardate qua. Adesso lo vado a finire di travasare e lo butto. Ragazzi, prendetelo. Se lo trovate, prendetelo, non ve ne pentirete. Poi ho finito questo, ho per i capelli, sempre preso da, l'ho finito proprio oggi. L'ho preso sempre da Yes Style ed è della Nature Republic, questo qui, della Nature Republic. Praticamente è una mist all'argan per capelli, vi lascia i capelli super lucenti, super morbidi. Poi ho finito dei dischetti della Cotoneve, ottimi, ci trovo molto bene con questi qua. Finito l'ennesimo AZ 3D White, questo qui. Questo lo compro spesso, ma comunque ne ho finiti anche altri. Ho finito un sacco di dentifricio versione viaggio che tenevo qui nel cassetto. Ho detto fammeli finire. Ne abbiamo finiti tantissimo, tantissimi, e li ho buttati, però.
Oltre questo qua, ho finito tantissimi altri dentifrici piccolini, almeno 4 o 5, e poi ho finito questo. Butto via queste due limette orripilanti prese da di Stitch, vedete, sono belle, bellissime, per carità, ma prese da Primark, belle tutto quello che volete voi, ma non funzionano, cioè, proprio non funzionano. Io non riuscivo a limarmi le unghie e le ho dovute buttare. Peccato perché le ho pagate 2,50 euro e ce ne uscivano 4, ma le devo buttare perché soldi proprio buttati. Comunque a me Primark, tutti quanti che lo elogiano, ma io tutte le cose che ho preso non mi piacciono, proprio quasi roba brutta. Poi ho due mascara, questo qua di We Makeup, questa linea Very Lightening, questo qua, boh, è secco, è tutto secco, è finito, ottimo ragazzi, cioè, uno dei miei preferiti di We Makeup. E poi questo di Wycon anche ottimo, ma è strasecco. Questo è strasecco ed è l'Amplifies di Wycon. Ma lo butto. Poi questa di Essence, la Fresh and Fit Primer. E la vado a buttare. Questo ragazzi non è finito perché praticamente era quasi finito, stava tipo qui, abbiamo adesso si è mosso dentro alla busta, comunque in realtà è tipo qui, però lo butto perché ce l'ho da parecchio, l'ho usato quasi tutto, sinceramente anche basta.